la inesorabile crudeltà dei numeri dice che il Bitonto è l'ultima forza del girone H di Serie D, con due miserrimi punti all'attivo. Anche oggi, infatti, al Vito Curlo è stata un'altra sconfitta. Eppure, di fronte, c'era il Fasano invitto che stava dando l'assalto alla vetta e gli imberbi Leoncelli hanno provato fino alla fine a far la loro parte, persino quando sono rimasti in 10. Ma in un torneo così terribile non è affatto facile. Mister Variano Loseto, sempre più disincantato, fa di necessità virtù, dato l'accanimento dell'improvvida sventura, e si fida di Petrarca fra i pali, Silletti e Gianfreda centrali, esterni bassi Mariani e Chiaradia, in cabina di regia Spinelli con un Gred a supporto, il tridente Maffei, Palazzo, Figliolia davanti. Ivan Tisci risponde con Ceca in porta, Lezzi e Da Silva baluardi arretrati, Larghi, Savarese e Di Vittorio, un Raita e Biancini direttori d'orchestra, Calabria a dialogare con Di Federico e Gomez Forbes. Meno di un giro di lancette e fiato sospeso per le condizioni di Figliolia, che perde conoscenza dopo uno scontro, si riprende per fortuna. Decimo, conclusione di Letz, centrale. Al dodicesimo già cambia il volto del match. Gomez Forbes ustiona due Leoncelli e imbecca in aria Battista, che controlla e stocca imparabilmente. Fasanesi in vantaggio. Poco prima del quarto d'ora, retropassaggio suicida di Savarese. Capitan Palazzo agile si incunea, dribbla il portiere e manca lo specchio di un soffio. Svetta un Raita in aria al 39esimo, alto. A due minuti dall'intervallo, ripartenza celere dei neroverdi, maldestro però è il mancino di Figliolia. Frattanto, l'arbitro, martoria di gialli neroverdi, manco fossero truci sgherri. Presto si pagherà tanta inflessibile severità. Tre minuti dal rientro, Capitan Palazzo libera Maffei solo dinanzi a Ceca, che di piede ribatte quasi inconsciamente. Al sesto, un gomito troppo alto condanna Loris al rosso. Nono minuto, destro di Mariani dal limite, fuori misura. Poco prima del quarto d'ora, inzuccata ravvicinata di Mariani e prodigiosa la respinta di Ceca. Cinque minuti e stavolta tocca a Maldonado colpire il guantone di Petrarca. Al 34esimo è sempre il giocatore portoghese che rompe nei 16 metri, salta due avversari e calcia al lato. A due dallo scadere, disutile testata di Carullo. Primo minuto di recupero, triangolazione impeccabile in controgioco dei biancazzurri, piattone sicuro di Biancini e raddoppio. Subito dopo, destro dell'argentino a malconciare un mega silos dietro la porta e dire che sembrava un fuoriclasse solo qualche secondo prima. Infine, punizioncina centrale di Maldonado, a chiudere una sfida dolce amara che fissa inequivocabilmente la testa e la coda del campionato.